Vivo Presidente San Giuseppe! Siamo a Ramacca e stiamo seguendo i festeggiamenti in onore del patrono San Giuseppe, quest'oggi 19 marzo, con tanti momenti che rappresentano la tradizionale festa che torna dopo il Covid nella sua forma tradizionale. Abbiamo visto tante persone, una calca a seguire innanzitutto la messa, ma anche i momenti che vedono una simbologia molto particolare, come quella degli altari ad esempio, ma anche momenti in piazza, poi la processione. Come detto, un grande seguito. Ascoltiamo insieme le interviste che abbiamo realizzato con le istituzioni, ma anche con l'organizzazione del Comitato dei Festeggiamenti. Questa festa del 19 marzo è caratteristica a Ramacca perché i cittadini sono molto devoti. Mi riempie il cuore, sono pieno di gioia nel vedere la gente fuori di casa e soprattutto nel vedere la festa di San Giuseppe, perché in tanti me l'hanno chiesto in questi 3 anni di Covid perché non si esce, perché per i cittadini ramacchesi il nostro santo patrono è veramente qualcosa di importante. Ottima riuscita, ringrazio il comitato che si è occupato dell'organizzazione e devo dire oggi è una giornata splendida di sole, di affluenza, come vedete ci sono migliaia di persone a riprendere le nostre tradizioni che sono importanti alla nostra storia e alle nostre radici. E permettetemi di ringraziare quelle famiglie che hanno quest'anno fatto gli altari, che sono stati più di 8 altari, ma vi posso dire uno più bello dell'altro, che hanno ripercorso quello che sono sempre le nostre radici. Abbiamo iniziato con la visita degli altari, che sono delle grandi tavole imbandite piene di cibo. E gli altari vengono fatti per grazia ricevuta. Ci sono dei momenti caratteristici all'interno della festa. Insieme alle forze dell'ordine e tutta l'amministrazione siamo andati a messa. A pranzo, a mezzogiorno, siamo saliti in piazza perché c'è la tradizionale pasta comacco, che è una pasta fatta con fave, lenticchie e finocchietto. Questa nasce da una persona che in un momento di crisi a Ramacca e di carestia la popolazione non poteva mangiare. Questo signore ha messo fuori il pendolone, ha fatto questa pasta e ha sfamato per San Giuseppe e i cittadini. Siamo saliti anche con i 3 persone che rappresenta la Sacra Famiglia. Abbiamo proseguito la festa con la vendita dei doni, che è una tradizionale asta che viene fatta nel pomeriggio, dove tutto il ricavato viene devoluto ai poveri. Poi siamo stati in processione con il simulacro per le vie del paese e infine abbiamo inaugurato una scalinata, perché abbiamo partecipato a un bando fatto dal comune di adottare una piazzetta. Bene, noi a Ramacca abbiamo 2 feste di San Giuseppe con caratteristiche totalmente diverse. Quella del 19 è, come anche potete vedere dagli altari eccetera, una festa dedicata ai poveri, perché San Giuseppe è il padre della provvidenza. La provvidenza è Gesù. E allora in questi giorni si preparano questi altari che servono per i poveri, ma anche perché le persone che hanno ricevuto una grazia coinvolgono non solo i parenti, ma anche i vicini, gli amici, perché attraverso questo lavoro, si dice da noi un traffico, perché San Giuseppe vuole un traffico, ecco, avvenga quello che il Papa oggi sta chiedendo a tutti, la sinodalità. Vedete alcuni simboli, ecco, di quelle che sono gli altari che richiamano la Sacra Famiglia, che richiamano la Trinità. Ecco, tant'è vero che in ogni c'è sempre il quadro della Sacra Famiglia, poi la Trinità, Dio uno, ecco, l'uovo, l'unità, ma poi ecco, i 3 pani, no? Dall'altra parte c'è la gloria di Dio,
E poi i simboli del pane attraverso la treccia della Madonna, la mano benedicente di Gesù, la barba, ecco, di San Giuseppe. Questo in maniera molto sintetica. Poi vedete i candelabri che ci sono, se da un lato tre e dall'altro lato due, per indicare la Trinità e poi la natura umana e divina, ecco, di Gesù. Quanto tempo ci è voluto per prepararlo? È una settantina di persone per una quindicina di giorni, magari intervallate da qualche ora che si fa durante la giornata. Ma all'incirca l'organizzazione, diciamo, una settimana per costruire tutta la struttura e poi tutte le pietanze che, insomma, man mano hanno detto di hanno donato. Qualcosa l'abbiamo preparata noi come famiglia, ma molte sono anche delle donazioni, quindi all'incirca una settimana. È la prima volta che lo realizziamo qui a Ramacca. L'abbiamo realizzato diversi anni fa quando stavamo fuori all'estero, e però qui a Ramacca, in questo appartamento, è la prima volta. Ho realizzato un tronchetto che è il dolce tipico del nostro patrono per ringraziare tutta la cittadinanza per il sostegno datomi per, durante il sondaggio Italia a tavola, dove ci siamo classificati settimi. Voglio ringraziare tutte le famiglie che quest'anno hanno partecipato alla realizzazione dell'altare. I simboli sono diversi, io posso dirti qualcuno, come il quadro che rappresenta la Trinità divina, la Trinità, la famiglia di Nazareth, la Sacra Famiglia, i colori della nostra statua di San Giuseppe, soprattutto il bambinello, perché ha tre colori rispetto agli altri bambinelli, dove c'è il rosso che rappresenta la divinità, il blu invece la realtà umana di Gesù, e poi c'è un colore simile alla tunica di San Giuseppe che rappresenta la figliolanza che c'è tra Gesù e Giuseppe.